La curcuma può avere veramente tanti benefici a 360 gradi. Il problema qual è? È che nel corso degli ultimi anni sono uscite veramente tante truffe, ovvero tante persone che sponsorizzavano prodotti riguardanti la curcuma con chiaramente un conflitto di interessi. Significa che chiaramente nel promuovertelo ci guadagnavano e purtroppo molte persone sono rimaste scottate. Siccome può avere anche degli impatti negativi dal punto di vista ormonale, andiamo a vedere come effettivamente vada utilizzata la curcuma, quali sono i benefici, in modo tale che una volta per tutte tu ad oggi non compri più spazzatura. Ora, giustamente, se è la prima volta che mi vedi, magari non sai chi io sia, dici chi è questo qua, piacere, il mio nome è Edoardo Baldini, questo è il mio canale e da lontano 2016, quindi non ieri, affronto l'integrazione senza mai essere stato sponsorizzato da un brand integrazione. Ciò significa che non ho mai ricevuto stipendi da nessun brand, non ho mai dovuto dire guarda compra questo composto perché il brand altrimenti non mi pagava questo mese, come invece succede per la maggior parte delle persone che ti capita di seguire online. Hanno sempre il codicino sconto viscidino che ti devono promuovere e qui non funziona in questo modo. Andiamo a vedere ciò che gli studi ci dicono e lo andiamo ad applicare nella vita di tutti i giorni a 360 gradi. E quindi senza dilungarci partiamo dal beneficio numero uno, il beneficio di cui parlo da veramente tantissimo tempo, ovvero i benefici in campo articolare, quindi delle articolazioni e in particolar modo riguardante le infiammazioni alle articolazioni. Spesso in questo campo la curcuma viene abbinata alla Boswellia, che è un altro integratore sinergico che si potenziano diciamo a vicenda per dare più benefici, ma in questo caso non è l'argomento di questo video. Noi qui parleremo della curcuma e non ti preoccupare, guarda tutto il video, ti spiegherò modalità d'assunzione, migliori momenti, tutto quello che tu debba andare a sapere, perché in questo video voglio racchiudere veramente tutto. E la cosa interessante, stando alle informazioni scientifiche, è che questo integratore risulta avere degli effetti simili a quello di molti farmaci antinfiammatori, e fra tutte le articolazioni che abbiamo all'interno del nostro corpo i massimi effetti sembrerebbero essere, o quantomeno quelli più dimostrati, sembrerebbero essere sulle ginocchia. E su questa tematica abbiamo veramente tante meta-analisi, che per chi non lo sapesse, le meta-analisi sono studi degli studi, quindi praticamente è uno studio che va a prendere tanti altri studi, li va a mettere insieme e va a fare un sunto. È vero che molti di questi studi nel campo della curcuma sono stati pilotati, perché è molto importante comprendere anche questo. Quando tu guardi uno studio non basta guardare le conclusioni e dire ah ok, perfetto, devi anche andare a vedere chi ha finanziato quello studio. Perché? Perché se uno studio finanziato da un brand che produce curcuma, chiaro è che ci potrebbe essere un conflitto di interessi, così come l'influencer sfigatello che magari segui sui vari social network che ti propone l'integratore del brand che gli paga lo stipendio, chiaramente ha un conflitto di interessi. Ciò nonostante, la restante parte di studi non manipolati, quindi senza conflitto di interesse, sembrerebbe comunque andare a dimostrare dei potenziali benefici e quindi eventualmente da un punto di vista di infiammazioni alle articolazioni e in particolar modo sulle ginocchia, anche se in realtà sembrerebbe andare ad avere degli effetti anche sull'artrite reumatoide, quindi sulle articolazioni di mani e piedi, i massimi benefici sembrerebbero essere da un punto di vista di articolazioni delle ginocchia. È però importante tenere in considerazione cosa che sono degli integratori che aiutano da un punto di vista di infiammazione che è capitata recentemente, quindi non un'infiammazione cronica. Ecco, la curcuma ad oggi non ha dimostrazioni andarci ad aiutare da un punto di vista cronico, quindi se tu hai infiammazioni da tempi immemori, ecco che purtroppo in quel caso non va bene. Tra l'altro non so se stai comprendendo la qualità delle informazioni, siccome ci dovremo andare a vedere tanti altri punti. Se non sei iscritto, non sei iscritta, iscriviti, così poi non ti perdi tutte le altre perle e non prendi più fregature online dall'influencer di turno, perché YouTube non sempre consiglia tutti i video. Andiamo al punto numero 2. Benefici da un punto di vista di infiammazioni. Ora, noi abbiamo detto che i massimi benefici ce li dà in campo articolare, come abbiamo detto prima. Può però andarci ad aiutare anche per infiammazioni, attenzione, di nuovo non croniche, quindi infiammazioni che si presentano, può andare ad aiutare ad eliminarle con degli effetti simili a quelli dell'aspirina, e quindi non sono da confondere con i benefici della vitamina C, che abbiamo visto ci può andare ad aiutare per esempio a non ammalarci o a guarire più velocemente. Ecco, la vitamina C è un qualcosa che noi possiamo andare a utilizzare in cronico ed è il motivo per cui, anche se in questo momento in cui uscirà questo video qua sarà sold out, avevo rilasciato l'integratore antiossidante senza stronzate, che era un integratore che conteneva la vitamina C di massima qualità e avevamo visto che potesse essere assunta in modo costante proprio perché ha dei benefici in cronico. Per quanto riguarda la curcuma, quando andiamo a parlare di infiammazioni, è un qualcosa che noi possiamo andare a utilizzare in modo spot, quindi mi serve, la prendo e poi la stoppo.
Tra l'altro, nel momento in cui sto registrando questo video qua, ancora è sold out il multivitaminico senza stronzate, ma siccome so che tante persone sono interessate, vi avverto adesso, tornerà a metà maggio, e per tutte le persone che non si vogliono perdere, perché chiaramente le unità, purtroppo, producendo tutto a mano, che però ha un grande vantaggio, ne ho parlato in un altro video, non saranno di nuovo tantissime, quindi per essere avvisati per primi, qui sotto in descrizione nei commenti. Punto numero 3. Potrebbe agire come antiossidanti. Ora, di antiossidanti, così come quando ho rilasciato l'antiossidante senza stronzate, sono usciti tanti video. E, in poche parole, cosa sembrerebbe andare a fare? Sembrerebbe andare a contrastare un eccesso di radicali liberi, così come la vitamina C, così come l'N-acetilcisteina, contrastare l'azione dei radicali liberi che possono portare degli impatti negativi sul sistema immunitario, sulla nostra salute e sull'invecchiamento, andandola ad accelerare. E ecco, andando ad agire come antiossidante, può andare ad aiutarci da un punto di vista di salute e di anti-aging. E ora qui alcune persone mi potrebbero dire: Edo, ma perché allora sei creato un antiossidante senza stronzate e non è presente la curcuma? Due punti. Uno, è vero che agisce come antiossidante, ma non è il più potente, quindi noi chiaramente non possiamo fare una lista infinita di ingredienti. Perché? Perché ci ricordiamo che noi vogliamo un po' di antiossidanti, ma non ne vogliamo troppi, perché troppi antiossidanti hanno l'effetto opposto. Quindi anche qualora tu non utilizzassi l'N-acetilcisteina e la vitamina C, non vuoi strafare con la curcuma, perché a parte gli effetti collaterali che adesso poi dopo andremo a vedere in questo video, ma se hai troppi antiossidanti hai gli effetti opposti, quindi problemi alla salute, acceleramento dell'invecchiamento, e quindi devi fare le cose con testa, senza abusarne. E quindi nell'antiossidante senza stronzate, essendo la curcuma meno efficace, non è stata inserita. Però perché allora ho deciso di parlare? Perché per qualsiasi motivo una persona dice: guarda, io non utilizzo niente, non utilizzo la vitamina C, non utilizzo l'N-acetilcisteina, sto utilizzando la curcuma per un beneficio, diciamo, alle ginocchia. Ecco, io so che comunque quantomeno un beneficio anche un antiossidante me lo può andare a dare. Chiaramente, se vuoi benefici antiossidanti, ecco, non andrei a prendere la curcuma, però almeno adesso lo sai. E fra l'altro ricordo che se vuoi smettere anche lì di comprare integratori spazzatura, una guida chiamata La rivoluzione sull'integrazione, che all'interno della guida ti fornisce tutte le istruzioni su come utilizzare gli integratori per ogni beneficio: antiossidante, aumento di massa muscolare, perdita di grasso per l'uomo, per la donna, per i ventenni, quarantenni, sessantenni, parliamo di integratori per la salute dei capelli, della pelle, dei reni, per dormire meglio, per lavorare meglio, di vitamine, di minerali, parliamo di tutto. Sono 340 pagine che si pagano solo una volta, gli aggiornamenti sono gratuiti e sono almeno una al mese, il supporto diretto con me per tutte le domande è incluso a vita, quindi me li puoi fare tutte le domande che vuoi, e oltre a ciò vado a fornire una lista in continuo aggiornamento dei vari composti, dei vari brand di integrazione che abbiano superato le linee guida scientifiche. Così se ti vuoi andare a comprare un integratore, che ne so, di curcuma, ecco lì trovi tutti i prodotti che sono andato ad analizzare, li vai a comprare senza aver bisogno di fare tu delle analisi imparziali, e quindi senza dover stare ad ascoltare quattro influencer scappati di casa. Se poi vuoi smettere e buttare via soldi, finisci il video e poi lo vai a prendere. Ti aspetto all'interno, tanto avrai diretta comunicazione con me. Punto numero 4. Sembrerebbe andare ad avere degli effetti positivi in un'ottica di fegato, e in particolar modo andando ad agire sui livelli degli enzimi del fegato. Ora, non è l'integratore principale che dovremmo andare a prendere, in quanto, come abbiamo già visto in altri video, ci sono integratori più dimostrati andare ad agire. Ho già fatto un video, o in alternativa lo trovi all'interno della rivoluzione su integrazione. Ci sono degli integratori che hanno degli effetti più potenti da un punto di vista di fegato, quindi se hai problemi da un punto di vista di fegato ti puoi andare benissimo a prendere per esempio il Tudka o la vitamina E, qualora però avessi dei problemi da un punto di vista di fegato. E per quanto riguarda la vitamina E, l'ho già spiegato quando è uscito il multivitaminico senza stronzate, mi raccomando, molto spesso quando tu vai a comprare un integratore di vitamina E trovi solo un tocoferolo. Devi sapere che ci sono 8 componenti della vitamina E. Ecco, per esempio all'interno del multivitaminico senza stronzate sono riuscito a metterne 5 delle 8. Molto spesso quando tu vai a comprare un integratore di vitamina E ne trovi solo una delle 8, quindi cerca di trovare il numero massimo che riesci di tocoferolo e tocotrienolo, e il dosaggio, stando alle informazioni scientifiche, per chi ha bisogno di aiutare il fegato sono 400-800 unità giornaliere. Punto numero 5. Potrebbe andare ad aiutare da un punto di vista di umore e depressione, anche se gli effetti sembrerebbero essere massimi proprio per chi accusa degli effetti veramente importanti da un punto di vista di depressione. Però sembrerebbe andare ad aiutare, anche se, così come abbiamo visto per il fegato, anche nel campo di depressione ci sono integratori più provati scientificamente, come per esempio il fatto di essere deficitari di vitamina D. Mi raccomando, lo ricordo ancora, se non hai mai fatto delle analisi di vitamina D, falle e assicurati che i tuoi livelli siano di almeno 50, perché quello va ad impattare enormemente l'umore. Lo zafferano, abbiamo visto che un integratore di zafferano può andare ad aiutare veramente tanto, e anche l'omega 3 di qualità. Mi raccomando, sempre controllare che sia certificato e che ci sia la forma del composto di qualità, può andare ad aiutare. Però ecco, eventualmente se uno prende la curcuma, sa che potrebbe andare ad aiutare anche da un punto di vista di questo tipo, o se si sono già provati gli integratori più provati scientificamente e si vuole cercare di ottimizzare ancora di più i benefici, ecco che uno può valutare.
fare. Punto numero 6. Molto spesso quando si parla di curcuma si trovano molto spesso, diciamo, nei mercati, no, non in Italia, ma quando si va magari nei paesi arabi si trova che viene promossa la curcuma anche nelle truffe, viene promossa con le truffe online. Però, diciamo, anche nei mercati magari arabi mi è capitato di trovare la curcuma come afrodisiaco, come integratori per aumentare la libido, il testosterone. In realtà cosa sappiamo? Sappiamo che la curcuma, così come qualsiasi antiossidante e antinfiammatorio, così come abbiamo visto per la vitamina C e l'N-acetilcisteina, avendo proprio un'azione antiossidante, può aiutare a mantenere i livelli di testosterone. Classico, così come qualsiasi antiossidante. Di nuovo, se una persona prende già la vitamina C o l'N-acetilcisteina non ha bisogno, però se uno non ha mai preso niente può andare ad aiutare. C'è però da sapere una cosa, che se si va ad abusare di curcuma si possono avere gli effetti contrari, avere effetti antiandrogenici e effetti di incremento dei livelli degli estrogeni, e quindi ritrovarci con livelli di testosterone più bassi e livelli di estrogeni più alti, che in un uomo non è buono. Quindi è vero che la curcuma aiuta ad aumentare il testosterone e la libido? No, aiuta a mantenere i livelli di testosterone. In quel caso sì, così come abbiamo detto per tutti gli antiossidanti, vitamina C e N-acetilcisteina inclusi. Può andarli ad aumentare? No, ma se se ne abusa addirittura potrebbe andare a diminuire, quindi sempre fare le cose con la testa. Ora, qui dobbiamo poi arrivare al punto del: ma come me la vado ad assumere questa curcuma? Ecco, purtroppo attraverso le spezie non ce la facciamo a prendere il dosaggio giusto, dobbiamo andare a prendere un integratore. E siccome l'assorbimento della curcuma è veramente, veramente pessimo, dobbiamo andarci ad abbinare della piperina, che andrebbe ad aumentare gli effetti. Infatti, quando una persona va a comprare un integratore di curcuma, molto spesso ci trova la piperina insieme, perché va a potenziare l'assorbimento, che è basso, è di pochi punti percentuali. Per quanto riguarda il dosaggio, stando alle informazioni scientifiche, vogliamo 1500 mg di curcumina, quindi il principio attivo della curcuma, insieme a 15-20 mg di piperina, il tutto diviso in 3 assunzioni giornaliere, idealmente insieme a un pasto. In alternativa, così come avevamo visto per la vitamina C, sempre nell'antiossidante senza stronzate, quando ne avevo parlato, avevamo visto esistessero delle forme liposomiali che dovrebbero andare a proteggere il composto all'interno per farlo assorbire di più. Ora, a differenza della vitamina C, su cui abbiamo veramente tanto materiale che ci conferma questa cosa qua e quindi possiamo andare sul sicuro, diciamo, quando parliamo di curcuma questa cosa qua è meno studiata, sembrerebbe essere promettente, potrebbe valerne la pena, non è studiata come la vitamina C. E comunque in quel caso, qualora si utilizzasse una forma liposomiale, non sarebbe necessaria la piperina, che comunque normalmente lo andiamo a trovare insieme nello stesso integratore. Però se uno prendesse una forma liposomiale, bisogna andare a prendere 200-500 mg divise in 2 assunzioni giornaliere, sempre con un pasto. Questi sono i benefici della curcuma. Utilizza queste informazioni come meglio ritieni. Io ricordo che se non vuoi più stare a pensare a queste cose qua, vuoi una guida che tu la prendi oggi, avrai aggiornamenti gratuiti a vita. Ci sono persone che l'hanno presa 4 anni fa e continuano a sgraffignarsi tutti i nuovi aggiornamenti, che come dicevo escono una volta al mese. Tutti gli aggiornamenti sono sempre gratis, si parla di tutto, di integratori per l'aumento della massa muscolare, per la perdita di grasso, per la longevità, per il miglioramento delle prestazioni sportive a 360 gradi, per la libido, per incrementare il testosterone, per abbassare gli estrogeni, di prolattina, si parla di tutto. Si parla anche chiaramente di integratori cardiovascolari, per i reni, per il fegato, integratori per dormire meglio, per lavorare di più, con più energie, tutto, antiossidanti, vitamine, minerali. Oltre a ciò, oltre al mio supporto a vita, così tutte le domande te le togli, non sei lasciato da solo, paghi una volta, è veramente al mio supporto a vita, quindi è un'offerta scandalosa, valla a prendere. Ecco, vado a fornire una lista in continuo aggiornamento, così se ti vuoi andare a comprare della curcuma di qualità trovi già tutto pronto, ti vai a scegliere tu il prodotto che consiglio, senza, di nuovo mi raccomando, conflitti di interessi. Chiaramente però se vuoi per esempio un multivitaminico, degli antiossidanti, vuoi della creatina, delle proteine in polvere, trovi tutto e ti viene anche spiegato i dosaggi, i mix, come andarli a combinare, trovi tutto. La pagina te la lascio giù in descrizione nei commenti, e se invece non vuoi nemmeno starti a leggere la guida e vuoi tutto pronto, ok, sei impegnato, non hai tempo, vuoi tutto pronto, c'è il pacchetto personalizzato dove io vado ad analizzare la tua situazione, quello che gli studi ci dicono, te lo vado a riassumere e sei a posto per la vita. Anche quello te lo lascio giù in descrizione nei commenti. Per qualsiasi domanda sui miei percorsi, come funzionassero, se potessi fare per te, scrivi tranquillamente ad Alessandro a questa email qua, a questo numero WhatsApp qui, ti risponderà a tutte le domande, ti toglierà tutti i dubbi, e noi come sempre ci vediamo tutti i giorni a luna, sempre su questo canale. Ciao a tutti.